Eccoci, è con noi lo psichiatra Angelo Marco Barioglio dell'ASUR Area Vasta 5 che ci racconta l'intervento e come è stata attivata il Servizio Sanitario Nazionale in questa emergenza. Io la ringrazio tantissimo dell'invito e io devo dire che noi siamo stati chiamati la mattina proprio immediatamente dopo il sisma dal direttore dell'Area Vasta 5, la dottoressa Capocasa, che ha costituito subito un'unità di crisi, un servizio di assistenza alla popolazione colpita che aveva, diciamo, una doppia turnazione. Al pronto soccorso, proprio con un posto fisso al pronto soccorso H24 e presso purtroppo la camera mortuaria. Mortuaria. Perché? In Perché in seguito. quell'occasione ci sono stati numerosi decessi anche in circostanze, diciamo, Molto molto, molto traumatizzanti. drammatiche e traumatizzanti, per cui noi abbiamo offerto il supporto ai familiari delle persone decedute. Poi ovviamente c'è stato il servizio di consulenza e di supporto alle popolazioni, alle persone che erano ricoverate presso i reparti dell'ospedale, quindi Sì. soprattutto ortopedia, pediatria, eccetera. E abbiamo comunque collaborato strettamente fin da subito con le associazioni di volontariato e con la protezione civile. Perché? Certamente. Perché abbiamo avuto l'invio dalla regione del coordinatore regionale appunto per il Sì. supporto psicologico-psichiatrico alle popolazioni colpite, il dottor Massimo Mari, che subito ha istituito una riunione di coordinamento, per cui abbiamo cominciato a lavorare già dal giorno Successivo al 25-26, giorno. a cominciare a lavorare in rete con tutti le persone che si riferivano, che davano una mano, anzi una grande mano, per superare quel momento. E poi, insomma, abbiamo, diciamo, noi che non eravamo mai stati chiamati in causa, non eravamo specialisti dell'emergenza, siamo stati, diciamo, ci siamo formati Tirati nel corso dentro. delle settimane, dei Sì. mesi, come guaritori feriti, Per per noi certo. un momento drammatico, però che ci ha dato tanto, perché ci siamo resi conto della possibilità di aiutare tanta gente in grande difficoltà e di poter avere noi l'aiuto di persone che sono venute con tanta generosità, come tutte le associazioni di volontariato, i colleghi, gli operatori. Che ci hanno Sì. dato tantissimo, noi ci siamo resi conto in quel momento di quanto le persone possono dare. Perché in emergenza si crea questo clima di Sì, estrema fratellanza, di vicinanza molto è intenso vero, è che vero. Si aiuta a... crea e ho visto che si mantiene, perché io Assolutamente sì, è ho un legame che avuto, si è vero, sviluppa e si mantiene nel è vero. tempo. Io dico, Grazie infinite di essere ancora qua. grazie, Grazie, grazie a voi. ciao.